Allora Stefania, vabbè, come capita spesso, mi hai dato una bella fregatura, perché prima mi dici ma facciamo una tavola rotonda dove vi faccio delle domande e voi rispondete e poi mi dici no, adesso 10 minuti per uno e raccontate la vostra esperienza. Prenditene di meno. No, no, scherzo. Allora, no, perché dico una bella fregatura? Perché qui in sala, io sono della Regione Lazio, lavoro all'Agenzia Regionale per i Parchi del Lazio. E qui nel parco, nell'aula abbiamo uno dei nostri parchi, la Riserva Naturale di Monte Rufeno, che ha intrapreso il percorso della CEZ, è stata certificata, sta cominciando a lavorare per la seconda fase e così via. E sicuramente loro sono più adatti di me a raccontare la loro esperienza, magari poi nel corso del dibattito lo faranno. Io che lavoro in regione e mi occupo di programmazione, di sostegno, di messa a sistema di una serie di cose, invece posso fare considerazioni più generali. Allora tu me le dovrai consentire, a partire da alcune, non provocazioni, perché Stefano Landi non è uno che provoca, è uno che dice cose molto sensate e concrete. E allora faccio anche delle incursioni in altre regioni o in altri ragionamenti. Mi sono segnato alcune cose. Che per questo primo giro, vabbè, io spero che poi riusciamo però a dire qualche altra cosa anche. Allora, innanzitutto, si compra e si vende l'icona dei parchi? Sì, qualche volta si compra e si vende l'icona dei parchi. Recentemente, neanche un mese fa, mi sono trovato in un posto nel Lazio dove mi hanno fatto vedere un bel debrief di un campeggio che si pubblicizzava dicendo nella splendida cornice del Parco dei Monti Ernici. Ora, per molti dei presenti questa roba non significherà niente, dirà, beh, grazie, certo. Ci sta questa possibilità. Sì, peccato che il Parco di Monti Ernici non esiste. Se ne parla da molti anni, ma ancora non è stato istituito. Quindi c'è qualcuno che vende l'icona di un parco prima ancora che il parco ci sia. E peraltro in una zona dove ci sono fortissime polemiche sulla possibilità di creare un parco. C'è qualcuno che si porta avanti. Tant'è che questo debian me l'hanno fatto vedere delle associazioni favorevoli all'istituzione del parco che dicono non c'è più problema, noi lottiamo da anni per l'istituzione del parco, abbiamo scoperto che il parco c'è. Seconda cosa, prima Stefano ci parlava di persone che diventano, siamo ormai diventati tutti generatori di contenuti. Bene, quindi è qualcosa che ha a che fare con l'epoca del mondo digitale? Beh sì, sicuramente, siamo diventati tutti generatori di contenuti perché possiamo scrivere il nostro commento su, come si chiama, TripAdvisor o altre robe del genere. Sì, è vero. Ma io mi ricordo quando in una mia precedente vita mi occupavo di cose totalmente diverse, mi occupavo di scuola, di educazione, e si ragionava sulla possibilità che le nuove tecnologie informatiche potessero rivoluzionare la scuola. Si sosteneva, persone che conoscono la scuola sostenevano, io ero tra questi, che in realtà quegli strumenti potevano essere molto utili alla scuola a patto che ci fosse una buona scuola in grado di utilizzarli. E portavamo ad esempio una persona che forse qualcuno ha sentito nominare, un famoso maestro elementare d'altri tempi, purtroppo scomparso proprio nel 2014, in tarda età, 92 anni, Mario Lodi, qualcuno l'avrà conosciuto come l'autore del CP, le giovani generazioni magari l'hanno conosciuto così. Mario Lodi era uno che all'epoca sua faceva i database prima che i database esistessero, con le schede perforate. Faceva il giornalino di classe prima di avere a disposizione un software per impaginare in maniera semplice, veloce ed economica. Allora per un maestro così le nuove tecnologie potevano essere molto utili. Per un maestro diverso che era abituato solo a dire di studiare da pagina 15 a pagina 22 le nuove tecnologie erano totalmente inutili. Allora questo lo dico perché anche rispetto all'essere generatore di contenuti si può essere in un'epoca digitale anche senza usare strumenti digitali. Io qui faccio un'incursione fuori dalla mia regione e mi occupo di cose che dovrebbero riguardare qualcun altro attorno a questo tavolo per dirvi che sono reduce da uno splendido weekend al Parco delle Dune Costiere in Puglia e mi sono trovato in arrivo in una delle strutture che hanno il marchio del parco, in una bella masseria che consiglio tutti di vedere, la masseria Blancati, fa tanto non ci guadagno, posso fare pure pubblicità. E vi dico che sono arrivato lì e ho fatto una cosa che fanno tanti turisti. Ho detto, ma mi consigli qualche posto dove andare a mangiare? Mi sono visto presentare un quadernetto, mi si dice, guarda, non mi va di consigliartelo io. Ci sono quelli che sono venuti qui, che su questo quaderno hanno scritto quello che pensano dei posti dove hanno comprato prodotti, mangiato, fatto delle altre cose interessanti o negative. Leggitelo, vedi cosa hanno detto gli altri turisti e regolati di conseguenza. Fammi una cortesia, scrivi anche tu
quello che fai questi giorni e come ti sei trovato, perché sarai utile a quelli che arriveranno dopo. Quindi questa roba si può fare nell'epoca digitale, ma si può fare con un quadernetto verde. Allora, quello che l'epoca digitale ha fatto è che ci ha convinto tutti della possibilità di essere recensori, ci ha cambiato la testa, ma non serve necessariamente lo strumento digitale. Questo lo dico perché è vero che dobbiamo porci il problema di cosa ci sarà al posto dei tour operator in futuro, ma dobbiamo soprattutto adattarci non tanto in termini di strumenti, perché poi quelli cambiano con una velocità che non ci immaginiamo neppure. Oggi noi stiamo a discutere nell'ambito culturale se come si fa cultura e dove si leggono i romanzi, però siamo in un'epoca in cui il libro continua a esserci dal 1450 ad oggi, mentre negli ultimi 30 anni abbiamo cambiato una marea di supporti tecnologici, dai videodischi interattivi al disco ottico riscrivibile, ai CD-ROM, a quant'altro, e ogni anno ce ne arrivano di nuovi e qualcuno muore. Allora è un fatto di testa, non di strumenti. Oggi dobbiamo essere capaci di arrivare a operare in un mondo in cui tour operator, la fabbrica dei tour operator non c'è più, ma non sappiamo ancora cosa ci sarà fra 3 anni o 5 anni, perché può darsi che quel qualcosa che oggi sembra il top, in termini di contemporaneità, non funzionerà tra 3 anni o 4 anni. Quindi è un fatto più di testa che di strumento. Un'ultima notazione per questo giro, perché poi dopo di chat, ma magari parliamo anche meglio dopo, ma rispetto a una cosa che è stata interessante, che è stata detta sulla base di una domanda. Stefania e anche Francesco Carlucci hanno detto: beh sì, in effetti noi che accompagniamo molti processi di CETS, chiamiamole così, visto che non parliamo, non parliamo di certificazioni, è stato detto bene, processi, percorsi, beh, può succedere che quando vediamo che qualcuno non è pronto consigliamo di rimandare di un anno e che intanto si attrezzi. Beh, cosa vuol dire attrezzarsi se non aver iniziato il percorso? Quindi di fatto non c'è nessuno che viene bocciato, c'è qualcuno che ci mette un po' di tempo più degli altri, ma il percorso inizia nel momento in cui scegliamo di farlo, anche se non siamo ancora pronti e se ci stiamo attrezzando. Quindi l'importante, ancora una volta, è un fatto di testa e non di risultati e di strumenti, è volerlo fare.